Salve a tutti ragazzi e bentornati su ODT e vi do il benvenuto all'ufficialmente ultimo livello di ODT, ovvero la torre. Lo scorso episodio non è stato molto entusiasmante. Sì, ho lasciato una leva indietro, dietro una grata, poi alla fine ho detto chi se ne frega perché tanto alla fine quello che mi serviva lo avevo. Quello che mi ha lasciato invece in dubbio era che ero convinto mi mancasse un pezzo solo dello psiche, invece me ne sono mancati due. Uno l'avevo già raccolto ma si era rigenerato, l'ho raccolto di nuovo, infatti si vede che me ne mancano due. Se non sono in questo livello non ho idea di dove siano, e spero che siano in questo livello. Comunque, in questo livello, oltre lo psiche, dovremo trovare e raccogliere l'ultimo pezzo del contenitore della perla, e il boss di questo livello sarà una specie di idra a una testa. Riusciremo a sconfiggerla? Ovviamente sì, però considerando che la boss fight sarà tutta sopra una zattera e quindi sarà molto facile morire perché ad ogni sputazzo ti spingerà indietro, quindi morirò veramente 2 miliardi di volte. Direi comunque, bando alle pance ciance e benvenuti all'ultimo livello della torre. Intanto partiamo subito con dei piragnacci schifosi, orribili. Andiamo di verde, vieni. Morite male. E in questo livello i nemici non sono i karma e non sono neanche gli exogeni, ma sono sono i Myrlurk, quelli di Fallout 3, cioè gli uomini pesce. Eccolo lì, visto? Con le pistole dei karma. Ne ha un po' se gli fa qualcosa e lancia fiamme? No. No, non ti era lanciato per sbaglio una granata? Ma guardala, guardala! Sono di una resistentezza allucinante. Resistentezza, parola della settimana, voglio l'hashtag. Comunque ragazzi, sono veramente troppo resistenti. Il fuoco abbiamo visto che non gli fa un accidente. Proviamo col bianco, che nello scorso episodio abbiamo visto che il bianco ha fatto dei danni. Questa? Oh. E servirà una leva allora per andare qua. Proviamo allora con il blu. Qui bisogna fare attenzione perché è molto facile non notare delle pareti con la crepa, quelle che si rompono. Perché se notate comunque questo livello qua del palazzo ha un'ambientazione molto più curata, nel senso gli altri erano più decadenti, no? Qua invece ci troviamo in un punto quasi regale, vedi, con i vasi, con le piscine d'acqua, con i mostri dentro, però quello è un dettaglio. Se è un mostro anche il boss finale non mi sorprende che abbia delle piscine con i mostri dentro. Vediamo se il bianco. Il bianco gli fa male. Però ho finito il bianco. Ma il blu. Il blu, la potenza del blu, ragazzi. Questo si rompe? Sì, aia! Ok, abbiamo constatato che quelli lì vanno lasciati stare perché causano una reazione a catena. Ho visto che mi hanno mangiato anche la mana, se non ho visto male. Comunque, torniamo di blu. Non droppa un accidente. Io sto andando nella direzione giusta? Ah sì, lì c'è la piscina. Di fronte al punto dove sono arrivato io. Ok, andiamo prima di qua. Che se... mi serve una chiave, ok? Come l'ho detto, si scende e si passa la piscina. E si va a ammazzare il Myrlurk. No, ma io l'avevo fatti fuori, i piragnacci. Non vale. Non vale. Infatti sono morti subito. Quindi... c'è qualcosa che non mi... qual quadra non cosa, ragazzi. No. 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 Ok. Sto finendo il blu. Senza il blu non faccio niente. Questo blocco... ci devo fare qualcosa a questo blocco? Questa non si apre, ma manco per... questo va spinto. Ah, ecco, questo va spinto. Va spinto per metterlo dove? Questo esplode? Andiamo di granata, vai. Si è rotto e dentro c'era
sto grande. Dai, dammi qualcosa di utile. Boom. Assolutamente nulla. Cosa? Oddio, pensavo. Doppio gas. Ma tanto, vabbè, io sarò a 40, ora non lo so. Mi ha dato due di rosso che non ci facevo niente. Si è aperta all'improvviso e pensavo fossero, sai, quelle scatole da cui ci esce il clown a molla. Pensavo ci uscisse un nemico a reazione. Allora, probabilmente io con questo ci devo salire, mi ci devo arrampicare da qualche parte. E allora, da quella parte mi serve una chiave. Di là c'è un cieco vicolo. Riproviamo di qua a sto punto. No, ma anche qui mi serve una chiave. Ah no, di qua no. Ok. Facciamo fuori il piranha. Prendiamo il verde. E qua c'è un muro che si rompe, che dovrebbe essere questo. Questo, esatto, ricordavo bene. E qua, qua c'è il volante per spengere la fontana. Onestamente non ricordo bene a cosa dovrebbe servire spingere la fontana. Mana raccolta, mia, sale. Ce l'ho una mina, scusa. Piazziamola una anche qua. No, ok, non c'era un cavolo di niente. Quindi questo. Qui non si fa niente. Mi ha spento la fontana. Per quale motivo mi ha spento la fontana? Ah, sì, perché questo si sposta. Ora non ricordo da quale lato, però si sposta. Ho detto si sposta. Non so se avete sentito il no, in avanti non lo sposti. Non credo che tu lo possa spostare in avanti. Quindi va spostato di lato. Ecco. E dovrebbe dropparmi anche una salute, se non ricordo male. Ricordo malissimo. Ottimo. Quando mai ottieni ricompense per una buona azione in questo gioco? Qui dove siamo? Mi sa tanto che qua, che questa sarà una parte, oh, in cui c'è una munizione blu. Una. Credevo di essere scarico, quindi se premi il pulsante ricarichi l'arma. Il verde mi sa che è un po' troppo pericoloso usarlo nell'acqua, perché colpisco anche me. Quindi andiamo di blu. E niente, consumiamo tutto il blu che abbiamo, sperando che prima... questo si rompe, ho visto un intreccio, no, ho percepito un intreccio nel pixel. Ma non si aprono queste porte. Porca miseria, si aprono, bisogna sparargli. Allora torno indietro immediatamente. Sì, anche perché qua ci sono i piranha che mi mangiano i garetti. Posso tornare indietro? Sì. Ok, faccio un attimo la volata all'indietro per prendere le... Ok, gli andavano sparate le altre porte, quindi faccio un attimo la corsa e poi dopo torniamo qua. Ah, guarda lì nell'angolo. Allora, se vi piazzo una mina nell'acqua, questa scoppia, sì. Una munizione blu, ok. Le munizioni blu in questo giro servono tantissimo. Blu e grigio. E mi dà soltanto una di blu. C'era solo quella, vero? Sì. Ok, possiamo andare nell'altra porta. Però non le voglio sfondare col blu, se no le spreco. Andiamo di rosso, che ce n'ho tantissimo. Di qua serve la chiave. L'altra porta stava di qua. Vedi, ha già più un senso questo livello rispetto a quello di prima. Che cos'è? Cos'è? No, mi vomita addosso. È debole anche comunque. È un delfino mutante, cos'è? Vabbè, comunque qua c'è un Buddha.
Ma non mi serve, i Buddha mi tirano su le statistiche, ma sono già al massimo con tutto. Qua c'era solo una salute? Solo? Senti, ma non ci perdo neanche tempo per una salute, guarda. Ma vai a cacare, pensavo ci fosse qualcosa di più importante. Ah, ecco a cosa si arriva questo chilo. Devi tirare nell'acqua per prendere entrambi gli oggetti. Ripeto, non ci perdo neanche tempo questo giro. Allora, se non ricordo male, in questo punto in particolare ci sono delle guardie pesciose. Cosa c'è qua? Vedo una vibrazione nella forza. E si rompe, vedi? Questo si rompe, tac! Visto che non c'era la crepa. Porco Giuda. No. L'avevo sentito. Ma non ero sicuro che fossi lì. Bene, ho finito il blu. E ora come facciamo? C'è anche l'ultima mina, ho finito anche le mine. Vai. Ho finito le mine, prestami il lapis. Ah, giusto, che poi ho scoperto, non c'entra niente con ODT, che se esco dalla Toscana, ok, nessuno ha la minima idea di cosa sia un lapis, che è il nome corretto della matita grigia, quella con cui ci si fa i disegni, non quella per colorare. Perché la gente dice matita, ma matita è il nome generico. No, 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 cos'è? Sono le lucciole. Le lucciole di The Last of Us che mi fanno, stanno facendo malissimo, mi stanno mangiando l'anima. Via, via, scappa, scappeschi. Vabbè. Ora, secondo l'etimologia, io non ho idea se lapis proviene dal latino o ci sono i mordigaretti, l'ho visti. Guarda là, mi fa sprecare tutta la munizione per uno solo. Madonna. Non ho più niente. Ah, il blu, sì, un po' di blu ce l'ho ancora. Ah, no, no, senti, qua si scappa. Si scappa assolutamente. Qua era la porta che avevo rotto prima e... No, ah, gas raccolto, munizione rossa. Ma il rosso non mi fa niente il rosso. No, no, senti, qua ci si muore. Meglio scappa, re. Scappa, re. Scappa, re. Il rosso sono pienissimo, anche con le scorte sono a posto. Però adesso... Adesso mi fanno manz. Cos'è questo posto? Ma che cazzo... Laggiù c'è qualcosa. Una chiave. La chiave della porta che mi serve per tornare. Sì, ho capito. Non è che sta roba traballa. Lì c'è un power up grigio. Ok, meno male si è aggrappato perché avevo preso malissimo il tempo. Vediamo un po' se... Ci arrivo! Ma... Sì, oddio, l'avevo già vista andare di sotto. Chiave raccolta. Non è che però c'è qua c'è qualcuno che mi spara. Ma come fai lì? Come fai? Cioè, mi sono suicidato per schivare il colpo che mi avrebbe buttato indietro uccidendomi. Non ho abbastanza blu per ucciderlo. Mi sa che qui la devo giocare un po' di furbizia, ma non so come. Aspetta, forse... No, non ho abbastanza mana per farcela. Proviamo così. Sì, esatto. Io però volevo andare a prendere il power up grigio che sta là. Perché abbiamo notato che il grigio a sto giro fa male. Anche al giro precedente, però... No! Animale! Oddio! Ma si rigenera? O devo fare il giro dalla parte di là? Non lo so. Ma io me l'aspettavo che c'era qualcosa che traballasse. Traballava anche di brutto. Non so se l'avete visto.
Vai! No! L'avevo premuto il salt, ma dai però! Questa è una morte ingiustificata perché io il salto l'ho premuto, non ha saltato. Quando fa così mi fa una rabbia, guarda che prenderei proprio il joystick, lo pianterei nel muro, anche se non è colpa del joystick, ma tanto per rompere qualcosa. E poi non arriva neanche il salto perché dovevo saltare lì a sinistra. Vai, cominciamo a concatenare le morti, così arriviamo a tipo 5 vite nell'ultimo boss, che non mi basteranno mai nella vita. Vai! Ok. Ma poi c'è da rifare tutto a ritroso sto pezzo. E dai, ma salta, cane di Giuda! Vai, progressi. Ok, qua c'è un brutto signore nell'acqua. C'è un brutto signore anche fuori dall'acqua. Però io prima prendo l'incantesimo. Dopodiché me ne esco. Ce l'ho il blu? Magari. Vado solo di rosso. Ok, rosso non gli fa niente. Cioè, sono arrivato quasi a metà del contatore lì del rosso. Per uno solo. Che c'è qua? Tesori? Dammi. Ok. Non mi serve il rosso. Questo invece sì. Ah, il grigio. Ok, ne ho recuperati 3. Ok. Che mi dai? Verde. Mi serve il verde. Cioè, sì, però vabbè. Ne faceva a meno. Là c'è un meccanismo. Là c'è un Buddha che lo possiamo ignorare. Qua sotto invece ho visto una sporgenza. No, che non mi serve. Non mi sembra di individuare pareti rompibili, però. Non superare la piattaforma. Quel rumore lì è abbastanza fastidioso, cioè quella lampada lì. Se tu per sbaglio ci colpisci, ti devi al salto, ti fa andare di sotto. Qui devo fare così. Questo si abbassa. Non so che cosa ho aperto, però. Come ci torno indietro? Da qua? Sì, ah, ecco, ok. Morale raccolto, ma non mi serve la morale. Involontariamente ho dato un calcio al microfono. E sento esplosioni nucleari alle mie spalle. No, che fai? Non ci provare, eh. Ha fatto, non so, il ballo del qua qua. Ne ho 12 rosse, che me ne faccio di dead rosso. Incantesimo fuoco, pioggia di fuoco, incantesimo potenziato. Poi il muro, incantesimo. Oh, giusto, il muro non l'ho ancora provato. Potenza morale sono al massimo, quindi sganciamo. 4 incantesimi avevo. Incantesimo fuoco, missile. Che quello non mi è mai servito. Aria. Ha imparato un incantesimo. Aria, vediamo. Teletrasporto. Allora, teletrasporto lo rimettiamo qui. Poi fantasma. Fantasma dovrebbe rendermi trasparente per un certo lasso di tempo. Proviamolo, anche perché potrebbe essermi utile. Ma a parte che senza mana non faccio pochissima strada praticamente. Qua si rompe? No. Devo fare attenzione perché da quel che mi pare di capire, le pareti rompibili sono dove ci sono i simboli dei pesci verdi. Muori. Non droppare nulla, che sennò mi porti sfortuna. Bravo, così si fa. Non andare di sotto. Ecco. No, aspetta. Ci vediamo alla prossima. Devo fare un'altra cosa prima. Qui c'è tanta robetta da rompere.
che non lo si rompe mai nella vita con il verde. Con il rosso sì. Ho sentito il rumore di quando carica la vita da solo. Non capisco perché. Comunque, andiamo di cazzotto. Niente, assolutamente. Ah, ok, qua lì erano le piattaforme di prima. Verde. Incantesimo. Nulla. Nulla. Mana. Potenza gialla? Va bene, ti ringrazio, ma non mi serve. 2, 4, 6. Siamo a 6 col verde. Prendiamo un altro di questo. Carichiamo. Tiriamo. Ok. A questo punto direi di usare il rosso e andare a friggere, o meglio a cuocere il pesce. Questo gli ha fatto male perché... ah, perché ho potenziato il rosso, giustamente. Allora forse il rosso adesso comincia a fare i danni. No, come l'ho detto, forse solo alcuni nemici. Questo li sta facendo un po' più male. Non lo so, ragazzi. O sono nemici più resistenti di altri, oppure... non lo so. Allora, qui dove siamo? Vedo una fumacchia verde. Vedo due brutti signori. Bravi. Difendi il tuo amico. Cena gratis. Pesce. Salute. Questi li lasciamo stare, perché le esplosioni viola che ti tolgono la mana, già ce n'ho poca. E mi serve quella che ho. No, topastri, verde. Una munizione blu e un power up grigio. Ok. A questo punto, siccome mi dimentico sempre di avere nell'inventario delle chiavi o robe che comunque mi possono servire, al momento non ho niente, nel senso di chiavi. Perché nell'altro episodio io mi ero bloccato perché mi ero dimenticato che avevo una chiave nell'inventario. Qui ho aperto la porta, proseguiamo, vediamo cosa c'è di là. Oh, un altro prigioniero. Sembra che abbia bisogno del tuo aiuto. Ma quando io li salvo, questi qua mi dicono che possono scappare anche da soli. Cosa c'è qui? No, non si rompe, ok. Qui c'è del gas. E l'ultimo livello abbonda comunque di gas, eh. Qui c'è un checkpoint. Ah sì, qua. Stavo per dire, qua, devo andare di sotto e se ho necessità di tornare sopra faccio col teletrasporto. Qua tra l'altro, da quel che mi ricordo, è una bastardata, perché io sotto c'è l'acqua acida. Grazie. Dammi qualcosa. Se dovessi avere bisogno di qualcosa, chiamami se ti serve aiuto. Sì, mi servirebbero tipo 3000 munizioni blu. Un paio di vite giusto per stare tranquilli. Un bel po' di salute. Dove stai andando? Ti sto parlando, ti sto facendo la lista della spesa. Ma guarda, eccolo lì. Meglio che non lo uccido perché mi può servire. Questo qua, che si muove da una parte all'altra, non so perché. Dicevo, qua sotto c'è qualcosa che devo fare. Allora, intanto lì c'è una munizione blu. Devo abbassare queste. No. Ah, ecco. Mi ricordavo che c'era qualcosa. Ti fa raccogliere la vita per morire subito dopo perché non si è aggrappata. Vedi le vite a fregarella. Quindi non ho recuperato nessuna vita, conti fatti. Topo. Fatti un altro topo, ecco, bloccato. Quindi... allora,
Questo? No, ma non andati sotto per conto tuo. Io cerco di aggrapparmi, porco ladro. Mi voglio aggrappare pianino pianino. Niente, lei deve andare oltre il bordo. Guarda, così devi fare. Guarda, guarda, guarda sul bordo. Sul bordo. C'era una un'altra leva da tirare da qualche parte. Non me lo ricordo, non lo so. Questa non si tira. Come faccio a chiedere il tuo aiuto? Bravo, così si fa. Ora lui muore. No, non muore, meno male. Penso che sia la leva giusta. Non puoi aspettare fino a quando arrivo io? Ma... ragazzi, questa cosa mi sta un po' confondendo. Forse devo andare qua sopra. Aspettare che lui passi per tirargli l'urlo. No. Ma mai nella vita. Ah, eccola là la leva, eccola là. Guarda, questa devo scendere assolutamente. Sì, ma porco il demonio però. Non devi tirare le granate, eh. Nonna, ti tiro una scorrentata nelle chiappe, poi vedi. No, non lo si uccide. Però qua sotto c'è tipo un inca... ah no. C'è l'acqua. Però c'è... che cavolo è quello? Un'ancora. Sembra un'ancora. O un tridente. Non lo so. Qualcosa con tre punte. Vediamo un po'. Un'ancora. E questi affari qui si devono abbassare. Ma come si abbassano? No, no, assolutamente. Ma vai a cacare, ma vai a cacare. Dovevo aspettare che lui arrivava al box lì per... e quindi? E mo come ci torno di sopra? Devo morire? Ah, ma è a tempo, dillo. Ma non è che uno è un indovino, ma porco Giuda. Dovevo aspettare che lui arrivi al box. Cioè, devo aspettare che lui arrivi al box. Poi dirglielo. Lui abbassa la leva, andare di là. Ma va a cacare. Sto gioco veramente ti fa diventare scemo. Più di quello che magari sei in natura. Io ho un'ancora qui, non so cosa devo farci. Me la leggo alle palle e la butto a mare. Che è qui? Dove siamo? No, grigio. Questa l'hai sentito, eh? No. Mori. Mi ha anche droppato una munizione blu. Com'è? Com'è mai sta cosa? No, grigio. Porco ladro. Scusa, mi fai vedere una cosa? Mori? Allora, è già la seconda volta che uccido un mostro con il calcio. Cioè, gli do il colpo fatale con il calcio. E mi sgancia una munizione. Vuoi vedere che i nemici vanno uccisi con i cazzotti per ottenere munizioni e che io l'ho scoperto soltanto alla fine del gioco? Che cavolo è questo mostro? Allora, io qui vedo tipo due bocche della verità. Qui vedo una piscina vuota. Qui c'è un cancellino. Ah, ok, il cancellino si apre.
No. Ho sbagliato. Una zona segreta, ok. Qui si riempie d'acqua. Qui non c'è un cavolo. Qui non c'è un cavolo. Sicuramente questi si rompiranno. Esatto. E dietro ci sono delle granate. Poi vediamo un po'. Non mi so spiegare questi mostri. Cioè queste bocche della verità qua. Questo si abbassa. Sì? No. Sento un po' di salvataggio. Vai, così ci possiamo salutare. Però prima devo capire come si abbassa questo muro. Cosa? Si è. Ci sono bella arrivata a piglia al verde lì sopra. Come l'impressione che l'acqua deve raggiungere il livello proprio delle pareti. Solo così sblocca la via d'accesso. Questo non lo so. Aspetta. Ah, la piattaforma a pressione. Ma mi sa che dopo non torno più indietro. Sì, perché c'ho il coso, il teletrasporto. Ok. Aspetta, mi sa che era qui. È qui da qualche parte, vedo. Esatto, questo si rompe. Dai, dimmi che si rompe. No. Esplosione nucleare, boom boom boom. Ma ovviamente non ho preso il pesce. No, ok, abbiamo verificato la teoria secondo la quale uccidere nemici con i colpi corpo a corpo non causa il droppamento delle munizioni. Sì, però io voglio andare a salvare. Questa parte non si rompe. E allora devo sbloccarla per forza in qualche modo. Scusate ragazzi se questo episodio è più lungo degli altri, ma c'ho il pod delle a due passi. Non sto neanche. No, anche perché adesso è ora di cena. Voglio andare a mangiare. Qui c'è un enigma in cui devo arrivare al livello. Ok, troppo. Devo arrivare al livello rosso. Allora ragazzi, dopo 13 miliardi di tentativi finalmente sono riuscito a trovare la giusta combinazione per aprire quella porta là del cavolo. Non sono riuscito a... però non mi ha sbloccato il pod di salvataggio, quindi io direi che in automatico la registrazione la interrompiamo qua. E io adesso devo assolutamente staccare perché devo andare a mangiare, altrimenti svengo sulla tastiera. Noi ci vediamo alla prossima.